Buongiorno, benvenuti. Io sono Chiara di Immobiliare Frontini e oggi vediamo questa meravigliosa villa a Locate Varesino. Ci troviamo in una zona tranquilla, non distante dal centro e dove si può raggiungere anche la stazione comunque a piedi. Vediamo questa villa con 1200 metri quadri di giardino, quindi sicuramente una villa non facilissima da trovare, non la classica villettina con il giardino che fa il giro della casa, con questo parco meraviglioso, con tutto piantumato, con alberi da frutta, quindi c'è un ciliegio, quindi siamo proprio immersi nel verde. Per chi ama avere uno spazio, un respiro diverso, ecco, dalla classica villetta. Come vedremo, è una villa su due piani, piano terra e piano primo, ideale per due famiglie perché ha già i due ingressi divisi. Quindi ognuno ha il suo, ha la, dal piano terra c'è l'ingresso diretto, mentre il piano prima ha la scala indipendente. Il giardino è principalmente qui, sul davanti, ma anche sul retro della casa, come andremo a vedere. La casa è stata parzialmente ristrutturata negli anni 80 per quanto riguarda il piano primo, mentre il piano terra è quello della costruzione, quindi anni 60. Però sicuramente è una casa che ha bisogno di qualche intervento, ma ha tanto potenziale e tanto spazio perché sono 110 metri quadri a piano. Andiamo a vedere tutto l'esterno della casa. Qui vediamo più da vicino la casa, che come vi ho già detto sono due piani. L'ingresso del piano sotto è chiuso come un per creare una piccola veranda, mentre l'ingresso dell'appartamento sopra è sul retro. Vediamo qui la zona laterale, dove anche qui c'è il giardino, tutta quest'area pavimentata con gli autobloccanti, molto bella. Andiamo poi sul retro della casa, i proprietari hanno sfruttato chiaramente con questa calura estiva per metterci una bellissima piscina e la proprietà si estende fino là in fondo dove c'è la rete oltre alla siepe. Lì abbiamo un ripostiglio per il deposito attrezzi e appunto la proprietà arriva qui fino qui in fondo, dove è stato ricavato un pollaio. Poi chiaramente ognuno a casa propria fa quello che vuole, quindi se preferisce avere solo giardino può togliere la rete e fare tutto prato. Entriamo al piano terra. Subito all'ingresso troviamo questa veranda chiusa che viene utilizzata adesso come deposito legna e troviamo il classico corridoio anni 60, ovviamente. Adesso questo appartamento è dell'anno di costruzione della casa, per cui non sono stati fatti interventi di ristrutturazione o riammodernamento e evidentemente invece devono ancora essere fatti, per cui il piano sotto è da ristrutturare interamente. Sopra invece è già più recente perché era stato ristrutturato e lo vedrete dopo nel video. Vediamo la composizione di questo piano. Comunque i muri non sono portanti, per cui si può modificare e di fare una disposizione a secondo delle proprie esigenze. Troviamo un locale qui con una doppia esposizione, quindi due finestre, bello luminoso. In fronte la cucina, quella che era la vecchia cucina. Ovviamente poi uno può stravolgerlo come preferisce, fare la zona al giorno dall'altra parte piuttosto che di qua. Un locale lavanderia, o comunque può essere una cameretta o uno studio, piuttosto che si può ampliare su un'altra stanza per renderla più grande. E poi le due camere da letto con il bagno. Quindi questa è una. Qui sarebbe l'ideale fare anche come ristrutturazione, fare anche un vespaio perché non c'era prima, non era stato fatto e come vedete ci sono dei problemi di infiltrazione da terra. Di qua abbiamo il bagnetto. L'altra camera. Gli spazi ci sono, quindi è una tavola bianca su cui si può fare quello che
che si vuole, quello che si ha bisogno. Sono 110 metri quadri, per cui un bel appartamento grande. Andiamo adesso a vedere il piano primo della casa. Ci troviamo al piano di sopra, il piano primo, e vediamo quello che è all'interno della casa. Questo è il corridoio, l'ingresso, bello grande. Sulla sinistra troviamo subito questa veranda chiusa con tutte le vetrate che adesso sono chiuse per il caldo estivo che c'è, però danno sul giardino fuori, quindi l'affaccio è molto molto bello. E c'è il camino, qui vediamo il camino della stanza. E si intravede anche quella che loro hanno usato come una cameretta, ma che può essere un prolungamento del soggiorno, si può chiaramente poi disporre come si preferisce. Al momento è divisa da questo bell'arco e andiamo a vederla invece dal vivo, più da vicino. Quindi sarebbe un locale completamente unico, adesso appunto l'hanno diviso loro con i mobili e questa è usata come una camera molto grande, c'è il balcone che dà sul giardino, il balcone è lungo tutta la casa, quindi un bello spazio e questo è il giardino visto dall'alto. Chiaramente le piante bloccano un po' la visuale, ma anche quello è il bello della piantumazione di questa casa, che divide completamente dalla strada. E vediamo il resto dei locali. Capite che fare tutta una zona giorno qui, magari mettendo la cucina da quella parte, rende tantissimo come spazi. Dunque, qui abbiamo un ripostiglio o studio, adesso utilizzato come studio zona per i ragazzi per poter studiare e fare i compiti. La cucina abitabile, bella grande, che dà sul stesso balcone che abbiamo visto prima. Poi bagno e camera da letto con uno spazio di disimpegno per metterci un armadio. Grande. Qui abbiamo il bagno. Questa parte, il piano primo, è stata ristrutturata negli anni 80. Ovvio, le finiture sono comunque dell'epoca, però vediamo che è già in buono stato, tant'è che è abitata al momento. E infine la camera da letto, che è un bel locale, bello grande anche questo, e dà sempre sul giardino fuori. Questo era il tour della casa e sotto questo bellissimo ciliegio io vi saluto e se volete venire a vedere dal vivo questa casa con questo fantastico giardino, potete chiamarci e fissare un appuntamento. Grazie.